La trasmissione è offerta da... Buonasera a tutti, da Massimiliano Giacomini, benvenuti allo spazio interviste di Professione Calcio TV. Insieme a me Enzo Pastore, ormai Enzo ti conoscono tutti, no? È la quarta volta che sei qui con me. E sempre sperando, buonasera, che non ti dica troppe volte. Allora, Enzo, lo ricordiamo a tutti, a quelli che non ci hanno seguito nelle puntate precedenti, è il segretario del Comitato Regionale Campania. Allora Enzo, i campionati sono terminati, prima di parlare di tutto quello che c'è da parlare, perché l'abbiamo detto più volte e lo ripeto senza paura di essere smentito, noi vogliamo Enzo più volte possibile perché è uno dei pochi che dice le cose come stanno, e allora partiamo subito a parlare dei campionati. Dice le cose come egli ritiene che stiano. Però, sai, è il pensiero vicino al mio, perciò per me sono cose giuste, no? Perciò io ho il pensiero vicino al tuo oppure tu vicino al mio, poi quello sta al telespettatore deciderlo, no? E però c'è da parlare del calcio e scommesse, c'è da parlare dello scandalo Aia, perché uno dei suoi arbitri di una delle 18 partite sotto inchiesta della procura di Cremona lavorava presso una società di bookmaker, la Stanley Bet. Ma prima di arrivare a questi argomenti, che sono gli argomenti del giorno, io vorrei parlare un attimino dei campionati che si sono appena conclusi in Campania. Campionati che hanno visto una vittoria da parte vostra, che è quella della lotta alla violenza. Sì, questo credo che non lo possa davvero negare nessuno. Ovviamente il merito non è del Comitato Campania. Il Comitato Campania ha potuto creare i presupposti, ha potuto fare ciò che fa da tanti anni, ovvero seminare questa cultura della correttezza sui campi, la cultura della non vittoria. A me non piace dire la cultura della sconfitta, perché non credo che si possa partecipare ad una gara con la finalità di perderla, oppure con esultare la filosofia, no? Tra virgolette, che poi non sarebbe filosofia, ma è quella che in modo spicciolo e banale viene definita tale. Cioè la capacità di accettare una sconfitta è un conto, ma la cultura della sconfitta, lo sento dire spesso, mi sembra veramente una banalità. Mi sembra anche una contraddizione in termini, perché chi partecipa ad una competizione agonistica, appunto, se è competizione, e lo è, e deve esserlo, e non deve essere né truccata né alterata, né ci devono essere sospetti, né ci devono essere retropensieri, né ci deve essere ciò che alcuni presidenti seri di società stanno insistendo a precisare, dice: io non posso divertirmi né posso investire i miei soldi, i miei fondi, le mie risorse economiche se poi devo pensare che ad ogni minimo errore di un calciatore io debba avere il sospetto che eccetera eccetera.